Vuole, quindi l'attenzione verso il sociale, l'attenzione verso la società e l'attenzione stessa verso i lavoratori, quindi giusto per sottolineare il significato poi di questo titolo. La serata si svolgerà con un'introduzione del dottor Nerionesi, che certamente è uno dei uomini politici più lungimiranti in questo periodo. Quindi io cercherò soltanto attraverso il mio libro, che ho già presentato a Ebrei Terzani, riscontrarmi entrambi una certa meraviglia. Allora i giovani che volevano andare avanti avevano due punti di riferimento, ed erano Adriano Vivetti e Enrico Mattei, cioè una delle più grandi imprese a Milano era braccato dai fascisti, bisognava salvarlo. Adriano si incaricò, allora era molto giovane, si incaricò di andarlo a prendere, faceva i suoi operai. Nelle 8, cominciò con 8 operai, la storia degli Olivetti è cominciata con 8 operai. E quando poi i suoi operai raggiunsero 200, 300, era molto deluso perché non riusciva a pulire gli operai della fabbrica. Ecco. Sulla condizione operaia della fabbrica ci sono dei testi fondamentali, entrambi nordamericani, i testi di Taylor, dell'operaio nel suo luogo di lavoro. Il meccanico che modo di essere di un operaio che fa le stesse per ore e ore, perché una fabbrica riesca a stare sul mercato producendo milioni di pezzi, occorre un meccanico modo di creare il prodotto. Questo dà la condizione per lui. Sempre il grande problema della sua vita fu questo, la dignità dell'operaio. Quando io fui assunto, egli mi portò nel mio ufficio, Adriano, e da quella posizione, che era la Banca Nazionale del Lavoro, adesso totalmente di proprietà francese, da quella posizione ho conosciuto pressoché tutti gli industriali, da Gianni Agnelli in giù, perché egli disse che il sistema capitalistico da solo non regge più. Queste frasi che adesso non sono quelle normali, che lo sono state dette decine e decine di anni. Un uomo sconfitto, certamente sì. Anche per i suoi errori. Ricorda uno dei personaggi più vicini a lui, Gianluigi Gabetti, che fu primo assistente personale di Adriano Vivetti, che lo mandò negli Stati Uniti. Bersani dirà meglio di me. Si può pensare che sia possibile un'altra concezione industriale come quella di Adriano Vivetti in questi anni, quindi che sono poi andati diventati. Si criticò molto loro, con questo finisco, l'amministratore delegato della Fiat, che disse: l'Olivetti è una grande azienda, una bellissima azienda, ha un solo punto nero. E grazie a Nerio per il lavoro che continua a fare, e questo libro è da leggere, perché immagino soprattutto, insomma, un mondo come quello del Canavese, diciamo, toccare con mano la vicenda di quella famiglia, il cuore manifatturiero che sta fra Modena, Bologna, tutti i dati lo dicono. Allora lì dentro, in questo momento, ci sono per esempio esperienze di questo genere, cioè aziende del packaging,
dell'automazione, della meccanica, che si mettono, perché ne una lì, ma di va, mi segnali di cose, però ci consegnano un dualismo forte nel sistema di impresa. Guadagnano e tirano quelle che riescono ad esportare, che sono i mercati internazionali, e c'è insomma, per me c'è il problema di fondo, resta quello che pure alludevi a proposito dell'informatica. È la storia dell'industria italiana da quando è nata. Non è mai riuscita ad avere capitali sufficienti per lo sviluppo di grandi progetti industriali. Eravamo un problema, un sistema molto bancocentrico, con anche i vantaggi e i problemi che questo comporta. Morale, noi, la Fiat, non c'è bisogno di parlare. Pirelli con i cinesi. L'acciaio va un po' con gli indiani, un po' con, forse con gli algeri, sono, comunque va via fuori, applausi. Porca miseria. Vorrei vedere un tedesco che può, vorrei vedere quelli della Porsche o della Cosa che porta la sede fiscale fuori, voglio vedere se gli fa gli applausi. Pubblico, così per lei. Anche Finmeccanica con prezzo di sacrifici, ricorderai, ecco perché vendi l'Elsa che c'è una rifannuccia perché erano momenti passaggi molto critici. Il sistema dà una mano, per esempio, nei passaggi generazionali, uno dei problemi che stava dicendo Nerio, e questo è vero, cioè la dimensione familiare c'è anche in altri paesi, nella proprietà, nelle prospettive, per diciamo riavviare la macchina nell'immediato, io dico che stiamo facendo partire un po' di mercato interno, cominciare per dire chiaro, noi penseremo mica di poter essere con l'edilizia così a terra, abbiamo perso 800.000 posti in edilizia, adesso devi dirmi se noi possiamo pensare, no, con tutti gli annessi e i connessi, quindi per dirne una sola, no? Poi devono ripartire un po'. I consumi ripartono solo se c'è salario, se c'è lavoro, se c'è... No, siamo di fronte come industria, sistema, eccetera, a questa sfida del passaggio. Noi siamo fondamentalmente oltre l'ago alimentare, un paese della meccanica, e qui c'è meccanica, elettronica e adesso il digitale. Io non ci ho detto anche le mie figlie arrivano nei pacchetti con dentro merci da 5 euro, 6 euro, 7, secondo le cose che qualche volta purtroppo per me è più male. Vabbè. E io chiedo, scusa, ma questa cos'è la roba, sì, mezza cinese, eccetera, 8 euro. E la spedizione? Niente, è la logistica, dei servizi, è la cosa. Ma inevitabilmente arriverà anche l'industria, perché tutta questa storia del 4.0, e cioè della interconnessione fra dei robot sostanzialmente, no? Cosa ti consente? Ti consente di riconfigurare l'impianto agilmente. Chi lavora sulla piattaforma puoi pagarlo come un calciatore, come Neymar. Ma laggiù può esserci, là in fondo, può esserci lo schiavo, va bene? Può esserci uno talmente ricattabile, una commodity, non sei tu, viene un altro, ciao. Che sto cercando sommariamente di cose, siccome questa cosa, l'irruzione della precarietà per questi anni, che sta veramente umiliando una generazione. Io sono veramente incosciato da questa roba qui. Questi pensano di risolvere, come pensano di risolvere la denatalità col bonus bebè. Io credo questa cosa, che noi quando faremo la nostra battaglia adesso elettorale, politica, eccetera, noi la parola che secondo me deve suonare di più è verità. La verità. Quello che voglio intervenire di stare, diciamo, a livello di domande nell'arco dei 3 minuti, ecco, 4 minuti, se no non
riusciamo a chiudere. Ha chiesto già Giorgio di parlare. Sente la relazione di Nesi, che peraltro conoscevo, e questo intervento di Pierluigi, che peraltro conoscevo. Vorrei raccontarvi tre cose. Inutile che continuiamo a pensare all'industria degli anni 60 o 70, anche 80. Quell'industria lì non c'è più. Non c'è più perché non esiste. C'è un sistema di relazione completamente diverso. Ci sono dei valori diversi, a partire dal basso e dall'alto, dalla politica e dalla capacità di fare. Noi vorremmo farlo, chiediamo alla politica di farlo qui. È una sfida mica da ridere, ci sono tutte le cose che ha detto Pierluigi, ci sono problemi giganteschi, ci sono cose particolarmente rilevanti, è molto importante che si discuta di queste cose, perché se non si discute ovviamente non si va da nessuna parte. Io credo che fra di noi dobbiamo dirci, se abbiamo voglia di lavorare insieme, che non dobbiamo avere paura ma coraggio. Cioè dobbiamo avere il coraggio di essere capaci di innovare cercando di mettere insieme le cose che servono. Interessante il dibattito fin qui, anche perché accendendo spesso le televisioni e provando ad ascoltare qualche pensiero di chi, come dire, ci dovrebbe rappresentare, spesso ci rendiamo conto che i temi che sono sul tavolo molto molto complessi non vengono mai affrontati invece con questo livello di approfondimento e si tende spesso a banalizzare. Allora, siccome hai detto che bisogna presentarsi, ho fatto 10 anni all'Olivetti, sono stato anche nel consiglio di gestione gli ultimi anni, ho fatto 24 anni nel sindacato, quindi posso dire qualcosa, no? Forse Luca, che ha parlato prima, ha detto delle cose anche interessanti, a partire dal fatto che il sindacato da solo non c'è, poi come dire lì, quello che ci combina i guai, perché lui introduce gli elementi di finanza che, come dire, travolgono anche l'esperienza Olivetti. C'era l'esperienza di Adriano, che tentava anche di acquisire altre aziende, ma in un modo, come dire, collegato anche all'esperienza dell'azienda del governo Prodi, da pochi mesi, e noi abbiamo l'abbandono dell'Olivetti da parte di chi? Non da parte della compagine olivettiana, da parte della compagine di De Benedetti, Carlo De Benedetti, che dice: ma la cederò a qualcuno, e noi ci troviamo proprio disarmati, sì, da un dirigente, dal vescovo e dal sottoscritto, e ci incontrammo con il ministro Pierluigi Bersani e formulammo questa proposta: perché non applicare, adesso si chiama con un termine inglese, il workers buyout, ma che è l'acquisizione dell'azienda di proprietà dei lavoratori, delle maestranze, quindi degli operai, nella proprietà dell'azienda. E io mi chiedo se non sia questa una delle condizioni con cui si può affrontare il problema della decisione delle aziende di trasferirsi, con un intervento di garanzia sulla continuità attraverso l'acquisizione, o questa formula del workers buyout. Allora, questa riunione è il progetto che stiamo proponendo a tutte le forze politiche della città, in particolare anche a voi, specialmente dopo aver sentito la grande importanza della qualità del territorio per la ripresa dell'economia. Chiamo Francesco De Giacomi, faccio parte di un comitato che si chiama Comitato Ami una Città, che ha un sito internet che si chiama www.amiunacitta.it, che da 2 anni sta battendo contro inerzie materiali e psicologiche per proporre un sistema di governo locale che superi la frammentazione pazzesca. In questa zona ci sono
58 sindaci per 90.000 abitanti. Io la mia esiti a Bersani, so benissimo che io per esperienza personale nei miei impegni di cittadino, di imprenditore e tante altre cose, che siamo in una situazione complicata, diciamo, e che anche quest'ultimo intervento, che mi sembra anche ragionevole. Bisogna però anche, come dire, avere la consapevolezza di chiedere una maturazione complessiva di tutti, anche del sindacato. E cito un esempio che ho vissuto personalmente, dirigente dell'ENI, e qualche anno fa l'ENI propone una mobilità volontaria per 1.500 persone. Una chiosa veloce che mi stima appunto le poche parole che ha detto il consigliere Maurizio Perinetti. Si è parlato finalmente di contenuti, di programmi, però per realizzarli non sarebbe forse auspicabile arrivare a una unione del centro-sinistra. Ci sono dei passaggi, delle novità in questa direzione, visto che anche questa città si presenta insomma con una divisione piuttosto netta. Grazie. Io vi ringrazio per questa bella serata che mi ha consentito di fra l'altro di rivedere un compagno e un amico, diciamo, che mi stanno molto a cuore. E dico una parola, sì, io ero ministro quando è successo il patatrac, ministro a maggio e trovo un livello moribondo. E mi interessa dire ancora una cosa, guardate, su questo tema qui del lavoro, perché mi pare veramente preoccupante che non si riesca in Italia a discutere di quel che arriva. Discutere di quel che arriva. Alla discussione un'analisi della drammatica novità di quel che è successo in questi anni. Allora, primi anni 90, parte la globalizzazione. Arriva un esercito di riserva di una miliardata di persone che si affacciano al mercato del lavoro nel mondo, per esempio sul tema della contadinanza e della precarietà. Noi siamo andati veramente troppo avanti. Noi dobbiamo mettere degli elementi di garanzia maggiore. Adesso spaventa il tema, dicono, diciamo, avete visto cosa è successo all'IKEA? Oh ragazzi, ma qui dove andiamo a finire? Gente, quella cosa, eccetera, capisce benissimo le cose che sto facendo. E bisogna smettere su queste cose qui. Dopodiché mettiamo giù la testa a capire come fare con questi nuovi processi. Io, guardate, se si mettono dei paletti non scappa mica. Non hai assorbito tutto l'elettorato, l'europeo, che non doveva più essere, se no doveva essere così, no? Di Nazareno, di Ciuccioli, prendi l'elettorato di destra, poi ti schieri contro i barbari, quindi a difesa, questo è un grande progetto. Il risultato che la destra è spoglia, i grillini stanno bene, il centro-sinistra è disfatto. Non può da fare, esiste quel problema, bisogna che la sinistra si occupi, vado, ci sono i problemi, non puoi girare in Italia dove ci sono 6 fabbriche, 5 in crisi e uno che va bene e vai sempre da quella che va bene. Se bastasse l'unità e se bastasse dire facciamo l'unità in nome di fermare la destra, perché abbiamo perso Genova? Perché abbiamo perso Spezia? Dove il vice Spezia, che è sempre stato a sinistra, quello che è diventato vice sindaco, il leghista, fu quello che in campagna elettorale diceva avesse un figlio gay, gli do fuoco. Quindi la verità vera è che una legge proporzionale cosa dice? Dice che il cittadino vota dove vota il cuore. Vota per essere rappresentato sui suoi bisogni e le sue idee. E io so
in scienza e coscienza, che se non cerco di rappresentare i bisogni e le idee di quel pezzo lì, non ci va a votare, per non ci va.